Ok ragazzi, oggi parleremo del PAT, il Power Hyper Adaptive Training di Norton, metodologia di allenamento che qualche anno fa era veramente veramente in voga, ne parlavano tutti e sembrava qualcosa di super innovativo, però in realtà è un qualcosa che si è applicato da sempre. Adesso cercheremo di approfondire e di capire di cosa si tratta e perché effettivamente è stato da sempre utilizzato. Ah, prima di iniziare, come al solito, vi invito a iscrivervi qua sul canale YouTube, seguirci sulle nostre piattaforme podcast, quindi su Spotify, Anchor, ci trovate praticamente dappertutto, e seguirci soprattutto su Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi e lasciamo un sacco di spunti, soprattutto per quel che riguarda l'allenamento. Allora, parliamo di PAT. È un metodo di allenamento che è stato proposto e pubblicizzato da Lane Norton, atleta sia nel powerlifting che nel bodybuilding, quindi un atleta, come capite, abbastanza completo. La prima osservazione da cui parte Norton è quella che è molto difficile vedere atleti di forza che hanno delle buone alzate, quindi dei buoni massimali, che abbiano anche poche masse muscolari. Quindi l'esempio che lui fa è lo squatter. Un atleta che ha per esempio 500 libbre di squat generalmente ha delle gambe molto possenti, quindi da qua lui osserva questo transfer di forza sugli adattamenti ipertrofici, ossia miglioro la forza, alleno la forza, ho anche degli adattamenti ipertrofici sui distretti che vado ad allenare. E questo è sicuramente vero, ne ho parlato sul video dell'intensità di carico, quindi sapete che è un argomento che tratto, c'è un transfer che comunque è minimo, però su questo ritorneremo tra poco. Seconda osservazione che fa Norton riguarda la frequenza di allenamento. Come lui ha detto, quando ha iniziato ad allenarsi in ottica più bodybuilding ha seguito quelli che erano i dogmi del bro, quindi sostanzialmente monofrequenza, andavi in palestra, sollevavi il sollevabile, aspettavi una settimana per riallenare lo stesso distretto muscolare. Lui fa sempre l'esempio delle gambe, ha avuto una crescita delle gambe comunque abbastanza piccola e irrisoria nella sua prima competizione bodybuilding, si è presentato con una forte carenza sulle gambe e veniva definito chicken legs, ok? Classico fenicottero e tutto. E ha detto che da là ha iniziato a sperimentare una frequenza più elevata, quindi ok, mi alleno più in ottica forza, poi faccio una seconda sessione di allenamento, seconda sessione in cui vado a veicolare e a fare lavori un po' più metabolici, quindi sostanzialmente un po' di pump, e da là ha riscontrato ottimi miglioramenti, sempre in questo caso sul lower body. Quindi questo è un po' il nucleo, l'embrione del PAT, è sostanzialmente una metodologia di allenamento che prevede di dare allo stesso distretto muscolare nell'arco della settimana due stimoli, uno di forza e poi successivamente uno stimolo più metabolico, ok, di pump. Ora, come al solito, analizziamo la metodologia di allenamento secondo quelle che sono le variabili in primis e successivamente i parametri. In questo modo possiamo leggerlo. Allora, prima variabile è il volume di allenamento. In realtà il volume è abbastanza medio, un po' più alto per il lower body perché, come vedremo, viene allenato con un po' più di volume, però generalmente è un volume medio. Norton non si spinge più di tanto, non prevede neanche progressioni sul volume di allenamento. Volume inteso come numero di serie allenanti. Secondo parametro, l'intensità di carico. L'intensità di carico che è abbastanza elevata nei giorni di power, quindi nei giorni in cui logicamente cerchiamo di allenare la forza, e questa è la variabile su cui Norton cerca di far progredire, perché suggerisce di cercare di aumentare il carico ad ogni settimana. Sono mesocicli più o meno da 6 settimane, poi prevede un deload, quindi cercare in queste 6 settimane di aumentare progressivamente il carico nei giorni power, ok? Nei giorni dedicati al powerlifting sostanzialmente. Quindi il metodo funziona, dà dei miglioramenti perché permette di progredire sull'intensità di carico. Di contro, terza variabile, intensità percepita, che è veramente veramente bassa, perché Norton suggerisce in realtà nelle prime settimane, nelle prime 2-3 settimane, di lavorare con un buffer di 2, poi successivamente portare qualche serie a cedimento. Questo sia nei giorni power, dove comunque è logico perché in questo caso l'effort è comunque elevato anche se teniamo un buffer 2, perché fare un buffer 2 con 150 kg di panca è comunque un effort molto importante, perché sempre 150 kg sono stessa cosa per 200 kg di squat e via discorrendo. Quindi anche se c'è un buffer nei giorni power, comunque l'effort è abbastanza elevato, ma è veramente veramente minimo. Nei giorni hyper, dove Norton fa lavorare più o meno sulle 8-12 ripetizioni, quindi anche fare un curl manubri 12 ripetizioni con un buffer 2 è veramente un'intensità molto molto bassa. Quindi più o meno le cose si compensano, però l'intensità percepita è medio-bassa. Ed ultima variabile, la densità di allenamento. Qua la densità è, diciamo, media. Nei giorni power è veramente bassa, 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 perché Norton fa recuperare quanto tempo serve, quindi recupera sensazione, cosa che promuovo assolutamente e sulla quale concordo, mentre nei giorni hyper suggerisce recuperare non più di 90 secondi, quindi più o meno 60-90 secondi. Anche qua c'è una compensazione, come vedete, quindi generalmente possiamo dire che la densità è media, un po' più denso nei giorni hyper, un po' più meno denso nei giorni power. Quindi variabili settate, l'idea di Norton è quella di
gestire volume, intensità percepita e densità di allenamento in modo da permettere una progressione sull'intensità di carico. Per questo recuperate a sensazione, per questo non esagerate con intensità percepita, perché i carichi devono aumentare nel corso di queste 6 settimane. Ok? Quindi abbiamo la nostra variabile target, cerchiamo di capire come Norton suggerisce di impostare i parametri di allenamento proprio in funzione di questa progressione. Allora, primo parametro, la frequenza dell'allenamento. Come detto, Norton sbatte la testa sul fatto che non conviene allenarsi in monofrequenza, la monofrequenza è inferiore alla multifrequenza in termini di adattamenti ipertrofici, quindi suggerisce di allenarsi in multifrequenza, in particolare suggerisce una frequenza di 2 volte a settimana per tutti gli stretti muscolari. E Norton in questo caso ci dà proprio una split di allenamento che lui considera ideale su 5 giorni, che prevede un giorno di power upper, quindi allenare l'upper body tutto in ottica power, e allenare in questo caso anche con dei curl, con dei push down sulle 5 ripetizioni, quindi allenare anche gli stretti piccoli su rep range abbastanza bassi. Poi successivamente un giorno power di tutto il lower body, quindi allenarsi con squat pesanti, presse pesanti, eccetera. Poi un giorno di riposo, poi altri 3 giorni in cui si fa un push hyper, quindi esercizi di spinta in ottica ipertrofica, quindi petto in ottica pump, tricipiti in ottica pump, spalle in ottica pump. Un giorno di pull hyper, quindi un giorno di trazione in ottica ipertrofica, quindi rematori, il dorso in generale, i bicipiti, i deltoidi posteriori. E infine il giorno di gambe in ottica ipertrofica. Quindi, come vedete, si riallena tutti i distretti muscolari 2 volte a settimana. Postata la split di allenamento, vediamo la scelta degli esercizi. Norton suggerisce logicamente di lavorare sui big lift, quindi di lavorare su panca e squat in primis, e eventualmente inserire anche una sessione di deadlift, quindi di stacco, rematori pesanti nei giorni power. Nei giorni ipertrofi invece una scelta degli esercizi un po' più varia, quindi la possibilità anche di utilizzare macchinari e via discorrendo. Per quanto riguarda infine il tempo, quindi il tempo delle singole ripetizioni, qua Norton suggerisce di utilizzare delle eccentriche un filo più controllate, ma soprattutto suggerisce di essere esplosivi in concentriche. Questo vale in particolare per i giorni power, ok? Quindi dà delle indicazioni anche per quanto riguarda il tempo di allenamento, e tutto questo è volto a permetterci di migliorare logicamente sulle massimali, sui carichi degli esercizi nei giorni di powerlifting. Ok, detto questo, delle conclusioni e delle osservazioni riguardo al metodo in generale. Allora, primo discorso, mia osservazione, la progressione sull'intensità di carico potrebbe essere impostata meglio, nel senso che a me quello che piace fare, l'organizzazione della split è generalmente buona, però quello che piace fare in generale è che se scelgo di progredire su un esercizio, sui carichi di un esercizio, scelgo di impostare una progressione in ottica powerlifting, quindi non dico semplicemente cerca di aumentare il carico ogni settimana, perché in questo caso è un metodo molto vicino alla filosofia americana del powerlifting, comunque lavorare vicino e sulla soglia del cedimento. No, a me piace invece lavorare un po' più distante, con un buffer abbastanza ampio, impostare una progressione. Quindi se si cerca di portare tutto a cedimento, di aumentare il carico costantemente, si arriva presto ad uno stallo, soprattutto se siamo bodybuilder, ok? Perché va contestualizzato tutto al fatto che verosimilmente questo metodo viene applicato da persone che fanno bodybuilding. Qua mi ricollego al secondo punto: il metodo, così come viene presentato da Norton, è pensato per atleti che si allenano in ottica powerlifting, nel senso che fare in una sessione una panca pesante con un rematore pesante, uno stacco pesante, a livello neurale chiede veramente tanto, e per atleti che si sono sempre allenati in ottica bodybuilding può essere veramente veramente troppo. Quindi generalmente è un metodo che funziona e che viene utilizzato da atleti che gareggiano in ambedue gli sport, poi viene utilizzato generalmente in off season. Se c'è una competizione di powerlifting in arrivo, allora ci si concentra sul powerlifting; se c'è in arrivo una competizione di bodybuilding, ci si concentra invece su quella. Altro punto, si incentiva molto il junk volume, perché questo forse anche inconsciamente le sessioni hyper vengono presentate come un pump, quindi gli atleti che sono magari cotti per la sessione di power sull'upper e sul lower vanno poi ad approcciarsi alle sessioni hyper con l'ottica di fare pump, quindi non rendono gli stimoli dei veri e propri stimoli allenanti, hanno anche un'intensità abbastanza bassa, quindi sostanzialmente vanno là e fanno un po' di pump generale, e questo ovviamente incentiva il fatto che il volume sia realmente un volume spazzatura. E ultima osservazione è che non c'è niente di nuovo sotto il sole. Questo metodo mi è stato presentato praticamente identico parlando con Massaroni, in cui mi diceva che quando aveva iniziato ad approcciarsi alla multifrequenza e tutto, aveva impostato una periodizzazione di questo esatto tipo, calcolando i tempi di recupero sia fisico che neurale. Quindi realmente non è niente di nuovo, anche se viene presentata come una rivoluzione dei metodi di allenamento. No, si è sempre fatto in realtà, quando dopo i tempi dell'alta intensità si è iniziato a parlare di nuovo di multifrequenza e a suggerire un metodo. Ecco,
una necessità si è fatta chiara, abbastanza logica, sia quella di differenziare lo stimolo nell'arco della settimana, ok? Alleno il petto due volte, devono essere due allenamenti che danno stimoli diversi, sia magari da un punto di vista di scelta degli esercizi, ma sia di stimolo vero e proprio. Quindi se vado a dare uno stimolo più meccanico in un momento, allora il secondo stimolo deve essere un po' più metabolico, insomma non posso fare esattamente la stessa cosa. E questa quindi è una base comune che è stata sempre utilizzata e che poi viene sfruttata da Norton per presentare un metodo che viene fatto passare come innovativo, ma innovativo non è. Quindi questo è il mio punto di vista in merito. Scrivete voi nei commenti se avete provato questo metodo, che cosa ne pensate in generale e qualsiasi domanda vi venga in mente. Detto questo, io vi rimando al prossimo video.